Il concetto di anima costituisce una delle più grandiose creazioni di voi greci. Già il tuo maestro Socrate aveva fatto grandi passi in questa direzione, ma sei stato proprio tu a dare un fondamento metafisico a tale concetto. Però, per rappresentare nei tuoi dialoghi la natura dell'anima, hai dato preminenza ai miti. Qual è il mito che ritieni più forte e più significativo? Mi è molto caro il mito che ho presentato nel Fedro della biga alata guidata da un'auriga e trainata da un cavallo bianco e da uno nero, simboli delle tre forme dell'anima, quella razionale, quella irascibile volitiva e quella concupiscibile. Un mito che è stato così ben raffigurato dal vostro grande Donatello in un cameo al collo di un giovane. Ma il mito che esprime in modo più forte la natura dell'anima l'ho presentato nella Repubblica. Ho immaginato la forma di un uomo come simbolo dell'anima razionale che include dentro di sé un leone come simbolo dell'anima irascibile e volitiva e di una terribile fiera dalle molteplici teste di animali domestici e feroci come simbolo dell'anima concupiscibile. L'anima razionale dovrebbe sapersi alleare con quella raffigurata dal leone, in quanto l'anima irascibile e volitiva è quella che sta a mezza strada fra quella razionale e quella concupiscibile. E dovrebbe saper domare gli animali della terribile belva, rendendoli il più possibile concordi fra loro e con sé. Se non viene domata questa terribile fiera, trascina l'uomo dove vuole. I vari animali si fanno guerra, si azzannano e si divorano a vicenda. Non ti pare che sia questa la sorte di molti uomini di oggi, che sono vittime di tanti mali, proprio perché non dominano i vari animali di quella terribile fiera che ciascuno ha dentro di sé? In connessione con questo concetto di anima, hai dato una lezione magistrale ai grandi medici greci dei tuoi tempi, spiegando loro che molti dei mali di cui l'uomo soffre si possono eliminare curando non solo il corpo ma anche l'anima. Hai anticipato di molti secoli le varie forme di psicoterapia oggi da noi tanto diffuse. Come hai fatto a raggiungere una concezione così importante e profonda? La cosa per me è stata semplice, basandomi sul concetto filosofico di uomo che non è solo corpo, ma corpo e anima. I medici greci avevano ben compreso che non si possono curare i mali di parti del corpo se non si cura il corpo nella sua interezza. Ma poiché l'uomo non si riduce al solo corpo, se si cura solo il corpo, anche nel suo intero, non si cura l'uomo nel suo intero, ma solo una sua parte. Per conseguenza si impone la necessità della cura anche dell'altra parte dell'uomo, ossia dell'anima, che è la parte più importante. Ho finto che Socrate avesse imparato questo concetto da un medico orientale e gli ho fatto dire: Zalmosside, il nostro re, che è anche un dio, afferma che come non si possono curare gli occhi senza prendere in esame la testa, né la testa indipendentemente dal corpo, così neppure il corpo senza l'anima, e che questa sarebbe la ragione per cui ai medici greci sfugge la maggior parte delle malattie, poiché essi trascurerebbero di prendersi cura della totalità dell'uomo, senza la cui piena salute non è possibile che la singola parte sia efficiente. Infatti, tutti i mali e i beni per il corpo e per l'uomo nella sua interezza, soggiungeva, nascono dall'anima, come per gli occhi derivano dalla testa e a essa innanzitutto e soprattutto bisogna rivolgere la cura se si desidera ottenere la salute sia per la testa che per il resto del corpo. E l'anima, caro, si cura con certi incantesimi.
E questi incantesimi sono i discorsi filosofici da cui nell'anima si genera la temperanza, la giusta misura, l'equilibrio spirituale. Una volta che questo sia nato e si sia radicato, allora è facile ridare salute non solo alla testa e a tutte le altre parti del corpo, ma a tutto l'uomo. Non trovi che l'uomo di oggi avrebbe molto da imparare da questo?